a te e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovissimo episodio su God of War. Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare. Ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signore e signori dopo che la volta scorsa e come al solito dopo varie peripezie ragazzi alla fine siamo riusciti ad andare via dal regno di Alfheim, dove ci aveva condotto ancora prima ragazzi la strega del bosco per poter riuscire a catturare la luce appunto della stessa Alfheim, luce che ci servirà per riuscire a disperdere o perlomeno ragazzi a passare attraverso l'alito nero, sarebbe a dire incantesimo lasciato dallo stesso Odino all'ingresso perlomeno alla base della montagna su cui dobbiamo arrivare per poter portare alla fine le ceneri della compagna di Kratos e della madre di Atreus. Quindi alla fine siamo riusciti a tornare a Midgard e abbiamo incontrato di nuovo Brock, tra l'altro, che si è accorto che suo fratello Sindri ha messo le mani sull'ascia, non era proprio contentissimo, però a parte tutto ragazzi siamo tornati a Midgard appunto e nel frattempo c'è stato un bellissimo dialogo, anche se comunque non molto lungo, ma un bel dialogo fra Kratos e Atreus, perché Atreus era convinto ragazzi che a Kratos non importasse assolutamente nulla, né di lui né di sua madre, sarebbe a dire della sua compagna morta veramente da pochissimo. Però quello che Kratos giustamente gli ha voluto far capire è: tu sfoghi il dolore a modo tuo, io lo sfogo a modo mio, per quanto in effetti ragazzi non sembri che lui stia soffrendo. Però il punto è proprio questo, che magari ragazzi anche se non dà a vedere nulla, in effetti la cosa non è stata facile neanche per lui, e quindi si vede un pochettino ragazzi, si intravede un pochettino di luce in mezzo a quella corazza immensa che Kratos si è costruito. E quindi ragazzi l'ultima volta ci eravamo salutati qui, abbiamo potuto constatare che ci sono sicuramente delle missioni secondarie che si possono fare in questo gioco, missioni che come vi ho detto la scorsa volta ragazzi ovviamente io per questioni di tempistiche non seguirò in questa serie, probabilmente mio malgrado, però sono appunto secondarie. Quello che ci interessa principalmente, ricordi ragazzi, la è la storia principale. Certo, dobbiamo percorrere il ponte verso la torre di Vanheim. Torniamo verso l'alito nero o esploriamo? A te la scelta. Direi che andiamo verso l'alito nero ragazzi, perché quello è il nostro obiettivo principale ed è quello che appunto ci interessa seguire perlomeno in questa serie. Io vi chiedo scusa appunto ragazzi se non sviscererò ancora più a fondo questo gioco, però come vi dicevo vi renderete conto che per questioni di tempo ovviamente mi è impossibile ragazzi mettermi a fare anche le missioni secondarie. La statua di Thor che abbiamo visto prima, dopo la caverna della strega. E in quale direzione è? Siamo a metà mattinata. Il sole è laggiù, perciò è sud. Sud-ovest. Bravo. Ok, qualunque cosa abbiate detto per me va benissimo, l'importante è che l'abbiate capito voi. Qua ci stanno aspettando degli amichevolissimi Drog, ciao ragazzi. Forza ragazzo. Boom, boom, boom. Allora, usiamo anche gli attacchi runici, ragazzi, così non mi dimenticherò del fatto che li posso usare e che sono estremamente utili, solo che mi devo ricordare di preciso anche cosa fanno. Quindi nuova voce sul bestiario. Ah, sono drog ma sono veloci. Cosa è più terrificante di un drog? Un drog velocissimo ovviamente. Mamma mi diceva che alcuni drog hanno poteri speciali, questi sprigionano fuoco dalle zampe e si muovono con grande velocità. Dovremmo stare attenti. Dobbiamo sempre stare attenti in effetti. Prendiamo questa gemma vitale, qua intorno non c'è più niente, quindi ragazzi dobbiamo proseguire da questa parte. Perfetto. Torna alla montagna. Quindi stiamo andando veramente ragazzi alla già la montagna. Adoro, che figata. Allora dobbiamo andare di qua credo. Vieni ragazzo, stammi dietro. La magia della strega è ancora su quei bastoni del disprezzo. Tempo risparmiato. È vero, sì.
È vero, ci aveva protette, insomma, dai nidi scorreggiosi, ecco, questi cosi che emanano puzza e veleno come se non ci fosse un domani. Va bene, saliremo di qua, stiamo ripercorrendo esattamente la stessa strada che abbiamo fatto la prima volta proprio per arrivare alla montagna. Io non vedo l'ora, ragazzi, di vedere cosa succederà. Cioè, una volta che arriviamo lì, abbiamo la luce nel Bifrost, possiamo di regola contrastare questo benedetto maleficio lasciato lì da Odino. Non vedo l'ora di vedere cosa succede. Cosa ci aspetterà dentro la montagna? Eccoci qua, perfetto. Oh, ciao Sindri. Sei tu, c'era vero? Qualcosa di interessante nel deposito di Fafnir? Tipo una cote? Non ci siamo andati, non ci siamo andati, Sindri. Mi dispiace, io ancora non ho capito cosa sia una cote, ma vabbè, allora. Gemma vitale. Oh shit, ma che bello pacchiotto. Poveri lupi, mi dispiace. Oddio, ma che c'ha questo? Oh, aspetta, aspetta, che uso anche l'altro attacco. Adoro, che figata. Oh, l'attacco runico, ragazzi, più potente. È una figata assurda. Ok. Nuovo consiglio per quanto riguarda i lupi velenosi, che sono quelli giallognolo, che sono quelli marci praticamente. Non calpestare le sostanze velenose e puzzolenti che vomitano. Ma che bello. Bellissimo. In pratica svomitazzano in giro. Devi stare attento giustamente a non scivolarci sopra. Che schifo. E chi ci vorrebbe scivolare sopra? Ma possiamo usare sta roba per andare fino a sopra? Ma certo. Adoro, la celo via, ragazzi. Così ci evitiamo qualsiasi disturbo e non dobbiamo sfacchinare fino a sopra. Adoro. Ci aveva aiutato la strega del bosco a sbloccarla, tra l'altro. Mi chiedo lei dove sia. Credi che possa portarla adesso? No. Ma ho detto no. Ok. Minchia, povero Atreus, ragazzi. Deve avere paura a parlare, in pratica. Kratos è sempre gelido nelle sue risposte. Perlomeno per adesso. Vedremo come si evolverà la cosa, ragazzi. Perfetto! Guarda che bello. Comodo, veloce, rapido e indolore. Adoro. Ho colpito il volto nella montagna. Tu lo sai meglio di me. Grazie. Stai attento. L'imprudenza ci fa solo perdere tempo. Vero. Ok, benissimo. Spacchiamo un po' tutto perché è sempre bello rompere tutto. Se poi trovi dell'argent, ancora meglio. Ci siamo, ragazzi? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Il volto alla montagna è pure una figata. Tra l'altro, ammirate, ragazzi, questa montagna meravigliosa. Cioè, veramente senza parole. Senza parole. Sto morendo di curiosità, ragazzi, ve lo ripeto, ma davvero non vedo l'ora. E mi chiedo la strega del bosco alla fine che fine abbia fatto, poveraccia. Beh, ecco di nuovo l'alito nero. Che facciamo? Vediamo se la strega ha ragione. Ok, è arrivato il momento di scoprirlo, ragazzi. Tutta la fatica che abbiamo fatto per prendere sta benedetta luce è arrivato il momento della verità. Adoro. Disperdi l'alito nero. Ci possiamo passare in mezzo, in pratica lo stiamo proprio disperdendo. Ma perché Odino aveva messo sto maleficio? Per non far accedere alla montagna? La domanda adesso mi sorge spontanea. Se ce l'ha messo, un motivo ci sarà, no? Il sentiero è bloccato. Su, scaliamo. Adesso dobbiamo scalare la montagna. Guardate che strada abbiamo fatto, ragazzi, fino a sopra. Minchia, era tutta ricoperta di alito nero. E siamo arrivati fin qua sopra. Wow. Sì, ma adesso, no? Mi chiedo. Cioè, Odino, che è praticamente tipo il re degli dei o il dio degli dei,
di preciso. Suppongo che sia onnisciente, no? Quindi se sa tutto, adesso saprà anche che questo benedetto alito nero è stato disperso, giusto? E quindi se lo dovesse venire a sapere, cosa molto probabile, cosa succederà? Si arrabbierà? Scatenerà la sua furia su di noi? E chi lo sa, ragazzi, chi lo sa? Pronto a coalizzarti, Atreus, forza ragazzo! Ecco qua. Ammazza, minchia, ci tocca proprio scalare. Adoro. Benissimo, benissimo, benissimo. Curiosa di sapere cosa troveremo su. Vabbè, c'è la montagna, non credo. Mamma che ci sarà che chissà giganti, cosa. Prima di sparire, andavano sulle montagne di Midgard. Sono spariti? Sì, sono spariti da un giorno all'altro, non si sa perché. Saranno tornati a casa. A Jotunheim? Forse. Chissà se il volto della montagna è un tributo a un gigante importante. Boh, potrebbe essere, se scalavano le montagne. Vabbè, per loro sarà stato un gioco da ragazzi. Ok, qui c'è ancora alito nero. La bocca, ecco. Altro alito nero. Quindi siamo proprio... Ok, siamo nella bocca della scultura sulla montagna, ragazzi. Disperdiamo anche da qui l'alito nero. Devo temere quello che troveremo? Spero di no. Diventa più scuro. Sulla porta per Jotunheim nel tempio di Kyr. I giganti sono stati qui. Ok. Wow, fantastico. Senza la strega del bosco, ragazzi, non avremmo potuto fare una mazza comunque. Questi poracci qua che sono morti. Ammazza. Perché erano qui? Chissà. Quindi ha detto che è un, tipo un simbolo lasciato dai giganti. Vediamo, ragazzi. Cervo? Beh, mai sentito storie di un gigante con la testa di cervo? Chissà chi è. Non si passa, ma c'è una vasca di sabbia. Wow. Wow. Io continuo a chiedermi perché Odino aveva rinchiuso questo posto, ragazzi. Una vasca di sabbia, vedi un po'. Bestia al guinzaglio, schiavo incatenato, il mio richiamo l'han solo sognato. Beh, se non riesci a risolverlo tu, ragazzo, siamo un po' nella cacca pupù. Bellissima sta statua pure. Allora, qua comunque ci manca uno di quei cristalli meravigliosi che Atreus dubita sempre io riesca a portare in giro. Qua dentro non c'è nulla. Ma se muoviamo questo, che succede? Niente. Ok, vabbè, di sicuro l'altro cristallo anche, ragazzi, servirà a qualcosa assieme a quel cristallo che è già lì. Quindi vediamo un attimino di esplorare qua intorno. Devi essere pronto. Ehi, ma con che cattiveria, brutto scostumato. Ecco. Non credo proprio. Ehi, quanto sono aggressivi e maleducati. Siamo arrivati solo adesso. Allora, Argio. Dopodiché, nuovo consiglio ancora. È difficile colpire quando si avvicinano. Il mio padre può deviare i loro attacchi. Sì, infatti. Avendo il giusto tempismo, ovviamente. Cosa che a me a volte manca, però. Ah, sa che quelli sono dettagli. Arjon, di nuovo. Oddio, cos'è sta roba? Rompiamo un po' tutto. Più bello sfasciare tutto. E questo? Non penso che funzionerà. L'ho notato, ragazzi. Non possiamo farci niente. E ora, se lo colpisce lui? Niente. Non servono manco le frecce di luce. In una caverna. Strano. Beh, strano sì, ma... È lì. Non possiamo... toglierla di mezzo in alcun modo. Vediamo un attimo, ragazzi. E quello è il cristallo che ci serve. Ecco fatto. Semplice, rapido e indolore. Il muro di linfa per ora, ragazzi, non possiamo scalfirlo. Ci stanno mettendo alla prova. Te lo dici tu, ragazzo. Tanto questo lo piazziamo qui. Così va bene. Perfetto. E adesso che fai? Li colpisci? Forse dobbiamo prima attivare il meccanismo, ragazzi. Vediamo un po'. Boh, per qualche motivo strano. Ancora nulla. No, ancora nulla. Se colpisce i cristalli, che succede? Oh, il pavimento. Ok, dobbiamo fare non in tempo a chiuderlo. Nulla. Manca qualcosa. Basta unirle, no? Adesso sì. È la risposta. Libertà. Sì, può andare. Ah, ottimo. Fai pure. Ok, frezza.
Che sta facendo? Oh, pensavo ci fosse un ponte. Ah, i giganti ci mettono ancora alla prova. Ok, attraversa le caverne oscure? Volete che attraversi le caverne oscure, davvero? Che bello. Quello sembra un cristallo, ma ovviamente non può essere colpito in alcun modo, no? Perché lì c'è un forziere, ragazzi, ma non ci possiamo arrivare di certo da qui. Va bene. Molto interessante. Forse per questo che l'ingresso era stato vietato. Un sacco di gente ci si era avventurata, essendo oscure, la gente si è persa, è morta fra atroci tormenti. E poi Odino ha detto: guardate ragazzi, cioè, questo posto non fa per voi, oh, ci metto proprio un modo per non accedere. Ecco fatto, ecco tutto spiegato. Va bene. Però c'è un cristallo siccome... in quel portafiaccole, lo accendo? Sì, siccome noi siamo noi, non ci facciamo intimorire, certo. Anche perché abbiamo meglio la luce magica. Oh, è meglio, sì, ma questo è sveglio? Ah no, si è spaccato. Vabbè, ce ne saranno altri sicuramente, ragazzi. Là ce n'è uno impalato. Che meraviglia. Dobbiamo scendere per salire. Adesso non posso né scendere né salire. Né scendere né salire, questi rimango sono qua. Sono stretti per i giganti. Perché, Ren? Oh, dici sul serio? Sono sempre serio. Già, mamma diceva che la storia non ti è mai interessata. I giganti sono solo una razza, come gli elfi e gli Uldufolk. Non sono grandi davvero. E il serpente del mondo? Ok, lui è un gigante in tutti i sensi, ma è l'unico esemplare. Ok, questo è interessante. Ha detto, cioè, il fatto che siano giganti indica la loro razza, ma ciò non significa che siano giganti sul serio. Ok, io pensavo fossero proprio giganti giganti, chiamandosi giganti. Va bene. Lui pensava che Kratos stesse scherzando, facendo una battuta. Come gli è potuto mai venire in mente che Kratos facesse una battuta? Non lo so, ma adoro, sto adorando tutto ciò. Andiamo avanti, non ci fermiamo, ragazzi, sono troppo curiosa. C'è gente che ci aspetta. Chissà perché non mi stupisce. Stai pronto, ragazzo. Non vedo una mazza, ma non fa niente. Vedremo quando ci avviciniamo. Ah, qua puoi accendere però, eh. Ok. E di qua c'è niente. Qua posso sollevare. Aspetta, prima di sollevare lì... Sfasciamo un po' di roba. Pure di qua possiamo salire però. Quale sarà la strada giusta? Qua c'è un mega forziere. Fantastico. Adoro. Lo apriamo subito. Mettiamo sempre le mani nei morti marciulenti. Va benissimo. Bracciali a scaglie della congendrazione. Armatura a braccio. Oggetto raro. Vediamo un po', ragazzi. Allora, mi aumenterebbe di un po' ricarica e difesa, ma mi diminuirebbe di un pochino la forza. Anche se devo dire che proprio esteticamente parlando, questi bracciali mi piacciono molto di più di questi che abbiamo adesso. Vabbè dai, allora direi che visto che mi piacciono esteticamente, sono disposta a far diminuire un pochettino la forza, però comunque aumentare di un po' la difesa e la ricarica, ragazzi. Poi comunque li potremo sicuramente migliorare. Per cui attualmente avevamo oggetti comuni, ragazzi, però per adesso va bene così. Ok, per adesso va bene così. Belli, 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 belli. Mi piacciono molto di più questi bracciali. Bene, bene, sono contenta di aver messo le mani dentro al sarcofago di qualcuno. È stato insomma un bel regalo, davvero un bel regalo. Quindi andiamo, ragazzi, solleviamo qua. Oh, come se nulla fosse, come sempre. Oh, la stregaccia. Ma tu guarda un po'. Sì, la vedo purtroppo. Oh, e porta con sé gli incubi. Sono gli incubi. Gli incubi scorreggioni. Ehi, ehi, ehi. Oh shit. Oh, che bello. Sono stato tornando bravo. Indietro. Meglio. Oh mio Dio. Cioè, se dovesse nevicare sappiamo perché, ragazzi. Kratos finalmente ha fatto un piccolo complimento ad Atreus. Meglio. Redivia evocatrice. Ah, non solo una stregaccia malefica, ma evoca anche incubi. Infatti li crea con la sua magia. O li tiene tutti nella sua sacca. Chissà quanti ne può contenere. Non credo che li metta nella sua sacca Atreus. Dai, cioè, sarebbe veramente fin troppo strano. Perché ce li vedi quegli affari dentro una sacca ancora?
Incubo e Fomo. Quanti tipi di incubi esistono? Lanciano palle di fuoco. Ecco un'altra ragione per odiarli. Ecco un'altra ragione per farli fuori subito. Prima attacchi e poi fai domande. È così che funziona, caro figlio. Allora, qua c'è una runa. Una di quelle rune da utilizzare per aprire un forziere. Corvo di Odino, ma ti guarda un po'. Solo che io di forzieri da sbloccare non ne ho visti, sinceramente. Però se passo dietro di qua mi prendo questa. E però fin là non ci arrivo manco se mi sparo. Quindi niente di interessante. Ragazzi, là ce n'è un'altra, guardate. Io non credo di essermelo perso, sto cavolo di forziere. L'avrei visto. E là sopra c'è un cristallo. Oh, aspettate, qua sopra c'è roba che possiamo prendere. Scusa. Che cavolo. Che faccio? Me la perdo, ma anche no. Raccogliamo tutto quello che può essere raccolto, ragazzi. C'è un altro. Perfetto. Quanta bella robetta. Cosa abbiamo? Argent. Un bel po' di argent. Ma io quello che mi sto chiedendo è dove diavolo sia questo forziere qua con le rune. Perché non lo vedo. Non lo vedo da nessuna parte. Non vedendolo non so che rune devo selezionare. Tra l'altro, allora, intanto possiamo salire qua, ragazzi. Saliamo un attimo, magari troveremo la risposta andando più avanti. Allora, mi devo ricordare dove sono le rune, ragazzi, perché di sicuro il forziere sarà più avanti. Quindi 2 di 3 sono qua. E che c'è? Facciamoli fuori subito in fretta, ragazzo. Prima che ci vengano a rompere le scatole. Ok, guarda. Lascia il mio ragazzo. Super attacco runico. Adoro. Stordiscilo, figliolo, stordiscilo. Ok. Fatto. Allora, fatemi dare uno un sguardino. Altro cristallo di luce. Oh. Sicuramente ci servirà. Oh, certo. Questo ci serve, ragazzi, per raggiungere questo forziere, che non è quello che ha le rune, ma comunque può contenere qualcosa di utile. Come sempre, con le mani nei morti marciulenti. Guarda questo posto. Sembra così acciaio. Morto. Volevo dire antico, ma va bene molto anche bene, quello. Questo è il solito ottimismo di Kratos. Va benissimo. Ho trovato dell'acciaio, ragazzi. L'acciaio serve a potenziare, se non sbaglio, le armi e non so se l'equipaggiamento, ma comunque è uguale. Quindi vediamo un attimino. Voglio trovare assolutamente quest'altro porziere, ragazzi. Partiamo qua. Si vede, sbrilluccica, ragazzo. Cioè, apri un po' gli occhi. Su, via. Accendi anche lì, guarda. No, lì. Ecco, niente. Lì. Ok. E anche qua, ragazzo, scusa. Che bello, va in giro ad accendere lucine. Quanto è carino. Il forziere, suppongo, immagino che sarà di qua, dove abbiamo aperto sto ponte. Eccolo qua. Perfetto. Ok, ragazzi. Accendimi anche qua. Ma l'ho già aperto. No. Da magia runica, trovi 3 sigilli e risolvili. Scusa, come faccio a risolverli se non mi hai indicato cosa devo... eccole le rune, guardate. BNR, diciamo così. Bisogna vedere se riesco a metterle nell'ordine corretto, perché devo riuscire a capire qual è la prima fra queste due. Probabilmente quella o probabilmente questa. Vabbè, dove saranno le lettere comunque? Qua la B per esempio non c'è, ragazzi. Quindi qua sarà N. Ma qua non ci arriva mai. Mai nella vita ci arriverà. Come faccio? Forse non devo colpirlo da qua sotto? Proviamo da un po' più su. Proviamo dal ponte, ragazzi. Vediamo se riesco a vederlo pure da qua. Ok. Da qui ha molto più senso. Perfetto. Quindi la N già l'avevo messa. Ma manco da qua ci arriva. Dai, non prendere in giro. Ma questa è una fregatura assurda, ragazzi. Scusate. Ok, da qui sì. Allora, vediamo. Dovrebbe essere una B o una specie di R. B, perfetto. E l'ultimo dov'era? Ehi, chi è? No, non mi potete rompere le scatole. Sto cercando di risolvere un problema, capisci? È roba seria, ok? Ok, ragazzi, qui c'è l'ultima runa. Mi dovrebbe essere una specie di R. Perfetto. Adesso il forziere si dovrebbe aprire. Infatti sbrilluccica, ragazzi. Whee! Ecco qua.
Ok, ci abbiamo trovato di utile. Perfetto, altro idromele sanguigno, ragazzi, ne manca uno per aumentare la rabbia massima. Mi stupisce che non troviamo più mele. Accidenti, aspetta, erano mele, se non sbaglio, sì, per aumentare la vita massima. Comunque, a parte tutto, vediamo un attimino cosa c'è di qua, ragazzo, perché magari qualcosa di utile lo troviamo. Ah, John di sicuro. Qua dentro cosa c'è? Aspetta, qua ci manca un cristallo. Oh, ancora. Oddio, arrivano cattivissimi. Oh, lanciano palle di fuoco. Vai ragazzo, vai ragazzo. E arrivo. Adoro. Inizio a prenderci la mano. Sì, ho notato, ragazzo. Allora, io ero qua dentro, volevo vedere che cosa c'è di interessante. Ci sono delle rune da analizzare, figliolo. Anzi, come non detto, no, qua non si può fare nulla, a meno che non trovi il cristallo magico. E chissà se lo troveremo. Quindi, qua possiamo scendere per ritornare direttamente di sotto. Dobbiamo un attimo vedere. Non credo che qui ci sia altro di utile. Ragazzi, sono arrivata da qui. Quindi probabilmente dovremo procedere da qui, perché io qui non ci sono ancora venuta. Non ho ancora visto cosa c'è di interessante. Qua possiamo spaccare, qua possiamo anche entrare. Oh, ma salve buon uomo, che cosa ci ha lasciato in eredità? Teniamocelo stretto. Alla salute, calici trovati. Un altro collezionabile, ragazzi. Ma quanti collezionabili ci sono? Impressionante. Ok, allora, spaccato tutto. Non c'è altro di utile. Direi che possiamo procedere da questa parte. Vieni figliolo, stammi vicino. Non si può mai sapere cosa cosa esce appunto nelle caverne oscure. Gnac, gnac, gnac. Ok. Oh. Ah. Adesso sono più tranquilla. Procedemus, nuova voce ancora. Ah, il drog ha due armi. È due volte più pericoloso, giusto? Se in combattimento ci sono altri nemici più resistenti, faremo meglio eliminare il prima possibile questi drog e a non voltare loro le spalle. Beh, io direi di non voltarle a nessuno di questi infamoni. Assolutamente, andiamo, va. Continuiamo. In mezzo a sti resti. Un bel po' di cadaveri. Fossi in voi io non respirerei quest'aria. Fate un bel respiro. Mamma mia, che cosa raccapricciante, ragazzi. Dimmi cosa vedi. Beh, sembrano umani, non giganti. Già, ladri in cerca di tesori. Vedi le trappole? Oh sì, per fortuna le hanno fatte scattare. Spera che restino morti. Ok, potrebbero anche tornare in vita. Questo mi stai dicendo? Davvero? Speriamo non ci siano altre trappole che non sono ancora scattate, perché la gente fino a qua è arrivata. Almeno così sembrerebbe. Andiamo, va. Ecco qua. Oh, ah, siamo arrivati all'altra parte. La statua, siamo passati. Sì, che bello. Qua c'era un forziere. Adesso lo posso aprire. Adoro. Sembra che ci sia qualcosa di super speciale qua dentro. Cos'è? Cosa ci dai? Ah, semplicemente argento. Va bene. Pensavo ci fosse un super mega iper oggetto incredibile. Invece non c'è niente. Che figa sta statua, ragazzi. Adoro. Adoro tantissimo. Allora, accendi un po' qua, ragazzi. Vediamo un po'. Qua c'è una porta. Qua ci sono altri morti. Tanto per cambiare. Sembra, ragazzi, non è una miniera. È una tomba. Qua questa citazione ci sarebbe proprio bene. Allora, prima di entrare in quella porta, perché immagino che è lì che dovremo andare, questi li colpisco preventivamente, ragazzo. A questo punto. Ah, vedi un po' che cosa riesci a decifrare. Ho già visto questa lingua. E cos'è? Nuova pergamena. Il serpente. Non si può parlare al serpente, ma il suo astio nei confronti degli Aesir è evidente. Non potremo distruggere il tempio di Tyr finché ci sarà lui. Comunque, grazie alla sua presenza, il lago dei Nove ha completamente sommerso il tempio. Era quello che era successo, infatti, ragazzi, una volta che il serpente si era immerso. Quindi il nostro obiettivo, ovvero impedire il viaggio tra i regni, è stato raggiunto. Il custode corvo. Ok, quindi era stata proprio voluta questa cosa. Il serpente impediva la distruzione del tempio di Tyr, ma faceva anche in modo che il tempio rimanesse sommerso, in pratica. Ok, quindi volevano proprio impedire il viaggio fra i regni. Qua che cosa c'è?
La madonna, ok, 25 di esperienza. Qua sembrerebbe non esserci più niente di utile. Meno che non accendi un po' la luce, ragazzo. Niente, non c'è comunque niente di utile. Potevo accenderla prima di diventare mezza cieca, ma fa niente. Allora, guarda un po' qua, ragazzo. Cosa dice? Signor sì. Oh, questa è Durator. Uno dei quattro cervi dell'albero del mondo. Sta di guardia all'entrata per Jotunheim mentre i giganti dormono. Pensi che sia ancora qui? Non... Un cervo dell'albero del mondo sorveglia i cancelli di Jotunheim, patria dei giganti. Questa è proprio la loro montagna, quindi parliamo proprio della montagna dei giganti allora. Lo so. Ok, quindi questo era un guardiano. Che bello, 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 bello. Mi piacciono ste cose, ragazzi, legate ai miti, alle leggende, adoro. Ehi là, ci stanno aspettando. Mannaggia, ecco, avrei potuto... Sono pronto. Sì, sì, ragazzo, non so che cosa mi è successo, sembro tipo drogato, ma sono dettagli, guarda. Ce ne liberiamo così. Accendi un po'. Qua c'è la... è dall'altra parte. Questa linfa malefica. E niente, qua c'è un altro buco dove mettere uno di quei cristalli incredibili. Fin quando non potremo distruggere sta linfa non possiamo fare niente. E niente, andiamo avanti, ragazzi. Accendi un po' lì. Ti colpisco prima, vedi? Ok, attacco runico incredibile. Brum 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 brum. Aia 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 aia. Vabbè, è servito a farli fuori. Oddio, che c'ha questo? Che fa? Vai. Minchia, super putten, ragazzi. Super putten, adoro. Il picco è la nostra meta. Dobbiamo salire. Ok, quindi dobbiamo cercare di salire il più possibile, ragazzi. Drog con arma potenziata. Ce ne sono tipo 10.000 tipi. Come se non morti che tentare di ucciderci con oggetti e punti di non fossero abbastanza. Alcuni drog possono incanalare energia nelle braccia per potenziare le loro armi. Un'arma arrugginita può far male, ma un'arma carica di fuoco fa ancora più male. Infatti, concordo. Smetti di fare il drammino, Atreus. Ti passo solo vicino. Che diamine. Nuova voce ancora. Drog con scudo. Sapevo già che i drog non sono creature totalmente stupide. Non pensavo fossero abbastanza intelligenti da saper usare uno scudo. Dovremmo cambiare strategia e trovare un punto debole. Quindi quelli che hanno uno scudo sono in pratica tipo una spina nel sedere. Ma... per prendere... cioè per andare fino a quel forziere che dobbiamo fare, scusate. Non ci possiamo arrampicare. Pensavo di sì. A quanto pare sembrerebbe di no. Se salgo qua... Il picco più alto di tutti i regni. Mamma sapeva che era la montagna dei giganti. No, la sua richiesta si è rivelata più complessa di quanto pensasse. Ok, quindi forse non si aspettava sarebbe stato così difficile per loro. Se passiamo prima di qua, magari è una strada un po' più veloce per arrivare al forziere. Bastava passare attraverso il buco del muro. Scusi, buon uomo, me lo prendo io. Acciaio, perfetto, acciaio. Attimo. Va bene, allora sto buco ci portava soltanto a questo forziere, ragazzi. Quindi non ci resta che tornare indietro e arrampicarci. Quindi dobbiamo raggiungere la vetta più alta. Adoro. Vieni, ragazzo, aggrappati. Ci pensa tuo padre a portarti di sopra. Oh, qua ci sono altre rune. Sei pronto a leggerle? Guarda un po', ragazzo. È un nome, credo. Raslir. Significa terrore. Ah, bene. Chi o cosa può venire chiamato terrore? Oh, come se non bastasse. Nelle caverne oscure c'è qualcosa che si fa chiamare terrore. Che meraviglia. Cos'è? Aspetta, ragazzo, che ho strano. Visto questo. C'è una candela avvolta da una corda e una specie di pelle d'animale. Forse una lanterna. Ma di che stai parlando? Fermate un attimo. Niente stoppino. Aspetta. Non ci serve. Il bifrost illumina la strada. Ah, questa. L'avrà usata qualcuno. Qualche sfigato. I morti hanno bisogno di luce. Stai attento. Ragazzo, non ti allontanare da me prima di tutto, perché sennò poi ti do il resto se ti fai cogliere di sorpresa da qualcosa o da qualcuno. Ma qua ci sono delle catene. Ah, questo forse è per... Aspetta, qua c'è un forziere. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni, ragazzo, ho trovato un tesoro. Wow, cosa c'è? Argento, buono, buono. Un bel po' di argento, mi piace. Così Ehi, si accumula. Smettila. Che? Dai, stavo solo... Va bene. Bravo. Kratos non ha dovuto aggiungere nient'altro, ragazzi. Gli è bastato dirgli smettila.
E lui l'ha smessa. Esatto, buttiamo giù questa catena intanto. Ma qua si torna. Ah, qua è da dove siamo arrivati. Ok, ok, dove pensavo di potermi arrampicare. Però non ci siamo arrampicati, perfetto. Non ci resta che procedere di qua allora, verso quella luce incredibile lì in fondo al tunnel. Anche se questo non è un tunnel, ma una caverna spaventosa. Allora, questa porta può essere aperta? Un meccanismo sfasciato. O funziona ancora? Che meraviglia, wow. Per una volta qualcosa funziona, adoro. Il cuore della montagna. Cos'è tutto questo? Dove siamo? Una miniera. Una miniera! Siamo vicini alla meta. Adoro! Risali il condotto. Come si usa? Bella domanda, figliolo. È la prima volta che lo vedo. Non ti so rispondere. Scusa un attimo, Ci guardiamo intorno. Distruggiamo un po' di robe e vediamo di riuscire a capire cosa caspita dobbiamo fare. Ci sarà qualcosa che possa percorrerli? Dammi un attimo, figliolo. Allora, qua c'è sta roba che non può essere spaccata. Sta porta è chiusa, qua non ci possiamo arrampicare. Qua possiamo spaccare però. Ok, apriamo questo piccolo forziere. Ecco fatto, fantastico, perfetto, incredibile. Questo si risveglia, vuoi vedere? No. Come si risveglierà? È troppo secco. L'artiglio! Adesso vediamo, figliolo. Che cavolo? Che cavolo è successo? Ma se colpisce questo... Vabbè, niente, pensavo succedesse qualcosa di più incredibile. Dovremo trovare... Oh, vedi un po' che cosa dice qua, dice? Scusa. Sì. Forza, aiutami, ragazzo, dai. Che strano. Che cosa? Qualcuno ha scritto solo Jotnar. Qualcun altro anche i nani. Scriviamo qualcosa. In che senso? La montagna era una roccaforte di giganti a Midgard. Dopo la loro scomparsa i nani l'hanno spolpata. Ok, quindi prima solo i giganti, poi ci sono arrivati i nani. Mo arriviamo noi, fessacchiotti, che non scriviamo niente. Ok, sta roba sbrilluccica. Questi marchi ingegni sembrano nanici, ma le sculture in pietra sono chiaramente Jotun. Sai, credo che i giganti abbiano abitato queste montagne, oltre ad averle scavate. Sì, ok. Allora, sta roba sbrilluccica, ma sembrerebbe che non ci possiamo fare assolutamente nulla. Qua... Ecco, ecco. Aspetta, ma questo è più piccolo. Non è l'artiglio quello gigante. Dovremo trovare, ragazzi, qualcosa per poter attivare qualcosa, perché qua sembra non funzionare niente. Di qua... Ah, questa è una di quelle porte incredibili che non si aprono. Camere nascoste, va bene. Allora, vediamo un po', ragazzi. Sto benedetto artiglio deve essere collegato a qualcosa, no? Vediamo un po' se di qua... Ok, qua sembra esserci un meccanismo. Vediamo cosa succede. So come funziona. Che ne sai? Che ne sai te, figlio? C'è un gancio da un lato. E se sblocchiamo questo... Oh, ragazzo! No, la corda si è impigliata sotto la roccia. Sei stato avventato. Sì, è vero. Mi dispiace. Idiota di un tuk. Impigliati tu la prossima volta e liberaci della tua stupidità. Ok, libera la catena. Dobbiamo pure andare a liberare la catena. Sì, la corda o quello che cavolo è di qua. Vediamo un po' che cosa è successo. Il ragazzo ha messo le sue manine dove non le doveva mettere. Dobbiamo tirare fuori la corda da tutto il macello che hai fatto lassù. Sì, l'ho fatta grossa. Tirando con forza la manovella, forse verrà fuori. Vedremo. Il problema adesso è arrivarci là sopra, perché io non vedo strade per salire. Questo è il punto, ragazzo. Mi fa morire tutto il macello che fa. Cioè, sembra, ragazzi, ci legge nel pensiero. È una cosa meravigliosa questa. Come cavolo ci arrivo adesso io là sopra? No, cioè, chiedo. Ah, se riattivassi questo, cosa succederebbe? Bloccato. Oh! Forse possiamo trovare una strada lassù. Però sì. Sbarazzati di quelle sì, cose. Sì, esatto. Stavo dicendo, si è liberato a una strada però, così, adoro. Sta esplode? Ma che bello, dai. Chi l'avrebbe mai detto? Si sono aggiunti anche i droghi esplosivi. Ok, attenzione. Non ci facciamo colpire, ragazzi. Ehi! Mannaggia, l'ho appena detto. Ho appena finito di dirlo. Ehi!
E su, allora, chi altro c'è? Ah, ci sei tu, ciao caro. Dritto in faccia d'oro. Ok, fuori un altro. Ci servono gemme vitali. Tipo now. Quanti siete? In quanti siete? In quanti vi siete radunati? Eh? Sta per esplodere? Ok, lo facciamo esplodere subito. Ciao caro. Ok, facciamone fuori un altro, ragazzi. Quello là sopra. Perfetto. Ok. Alle volte la risposta più ovvia è quella giusta, ragazzi. Bastava ritoccare di nuovo il meccanismo e così si è liberata un attimo la strada. Eccolo qua, il drog esplosivo, un altro tipo di drog. Immagazzinano energia nei loro corpi per poi esplodere al contatto. L'esplosione però non li ferisce. Molto bene, basta che la riusciamo ad evitare noi. Vieni ragazzi, Atreus, andiamo di qua. Da me. Arrivo. Ehi, senza fare lo scocciato, muovi le chiappe. Che cosa succede? Sento qualcuno che martella. C'è qualcuno che martella. Ah, mi chiedevo chi avesse svegliato ogni dannato droger sulla montagna. Dovevo immaginarlo. Ma che cavolo ci fai qui, Brock? What the fuck? Adoro. Potenziamento arma disponibile, ragazzi. Si può potenziare l'artiglio. Allora, vediamo un attimino che cosa possiamo fare, ragazzi. Ragazzi, non c'è un pomo che io possa creare che non vada a diminuire la ricarica, purtroppo. Però è quella che mi è aumentata di più grazie ai bracciali che gli ho messo. Quindi quasi quasi farò questo, che aumenta di 4 la forza e di 10 la fortuna, che attualmente credo sia proprio a 0. Mi diminuisce di 6 la ricarica, ma vabbè. Creiamo questo. Raro, lo equipaggiamo ovviamente. Direi ragazzi che a questo punto possiamo migliorare l'artiglio di Atreus, che fino ad ora non è mai stato migliorato. Quindi approfittiamo di avere questo acciaio abbastanza argento. Quindi aumenta i danni delle frecce, sblocca nuove abilità dell'artiglio acquistabili con punti esperienza. Quindi lo potenziamo, perfetto. Allora ragazzi, mi sta facendo abbastanza gola questa scarsella placca. È un'armatura per i fianchi che è vero diminuisce di 3 la vitalità, quindi comunque di poco, ma aumenta di 15 la forza e di 5 la difesa. Quindi questa cosa mi sembra interessante. Ho abbastanza argento, direi di sì ragazzi, la compro. Perfetto, è comunque un oggetto raro, la equipaggiamo subito. È aumentato anche di un po' il livello di Kratos. E direi ragazzi che per adesso siamo a posto così. Restate per qualche perla di saggezza. Direi di no Brock, questa volta passo. Ma ti ringrazio veramente di cuore per i tuoi servigi e per il tuo aiuto. Allora ragazzi, visto che ci siamo, che ho abbastanza punti esperienza, direi che per 1000 comprerò questa abilità, che dice sferra attacchi in rapida successione senza subire danni per potenziare il Leviatano e infliggere danni da gelo a ogni colpo ai nemici. Questo mi piace, quindi lo comprerò. Anche questo ragazzi mi sembra interessante. Mira e tieni premuto R2 per caricare il Leviatano e causare un'esplosione all'impatto che infligge danni da gelo. Anche questo è interessante, lo compro. È bene comunque comprare nuove abilità ragazzi. Si sono sbloccate invece appunto nuove abilità per Atreus. Questo direi di comprarlo ragazzi. Atreus aiuterà Kratos quando i nemici sono vulnerabili o quando Kratos viene attaccato. Comunque utilissimo. Aumenta i danni delle frecce e degli attacchi da mischia. Anche cavolo. Dopodiché comprerò anche questo. Le frecce di luce provocano esplosioni più estese. Anche interessante. E le frecce di luce causano enormi danni da stordimento ai nemici. Mi piace. Anche qui ragazzi, aumentano notevolmente i danni delle frecce e degli attacchi da mischia. Perfetto. Direi che abbiamo fatto un po' di cosette ragazzi per quanto riguarda potenziamenti e tutto il resto. Sono soddisfatta. Quindi siamo riusciti ad arrivare fino a qui. Dobbiamo ancora sbloccare l'immenso meccanismo che dovrebbe forse permetterci di riuscire ad arrivare di sopra. Però direi ragazzi che per oggi ci possiamo fermare qui. Che dire, io sono sempre più incuriosita dalle sorprese che ovviamente ci riserva questo incredibile viaggio di Kratos e Atreus
Atreus, sono curiosa appunto di vedere dove tutto questo ci sta portando, perché dobbiamo riuscire ad arrivare in cima alla montagna, la cima più alta sembrerebbe fra tutte le cime. Non vedo l'ora, perché di sicuro non sarà così semplice. Comunque probabilmente ci sarà permesso di visitare anche gli altri regni, ci saranno sicuramente altri segreti che dovremo scoprire e sicuramente altri nemici che ci intralceranno la strada. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti ragazzi da Giocherina, ciao!